meravigliosa cucina della Tenuta Borelli che ci ha ospitato per tutto il nostro percorso di In Cucina a Casa di. Chi ci ha seguito nelle altre puntate avrà notato che questa volta la situazione è un po' cambiata rispetto alle altre volte, perché in questa fase avete sempre incontrato il mio compagno di viaggio, Filippo, che chi ci ha seguito sa che è dovuto partire per il militare, si sta sacrificando per la patria e mi ha lasciato da sola. O per meglio dire, io sono comunque in buona compagnia. Oggi non ci sarà nessuna delle nostre amiche cuoche a stare qui, insomma, al mio tavolo, a chiacchierare e a cucinare. Ahimè, ai noi, oggi tocca a me, perché la presidente della Feder Casalinghe, Mariella Maria, da buona amica, mi ha sfidata a stare in cucina. Ma chi sarà insieme a me? Chi seguirà la preparazione di questo piatto che scopriremo più avanti? Il nostro ormai famosissimo chef Giuseppe Lovotrico. Chef! Buongiorno, ciao! Chef. Oggi a noi due, a noi due! Allora, chef, io non ho idea di che cosa il nostro chef abbia preparato su questa tavola. Scoprirò insieme a voi gli ingredienti di quello che sarà il nostro piatto. Allora, chef, mi aiuti lei? Abbiamo della farina, sale, burro, basilico, cibolla, passata di pomodoro, formaggio grattugiato, grana padano, ok. Poi abbiamo delle patate, delle uova e della mozzarella. E poi abbiamo già qui noi ci siamo anticipato un po' il lavoro. Sono delle patate già... Sono patate restante già passata. Ok, bene, ma quindi io esattamente oggi che cosa devo cucinare? Faremo gli gnocchi. Ah, gli gnocchi. Gli gnocchi di patate. Gli gnocchi. Patate fresche. Ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Va bene. Ok, io sono pronta. Ti darò una mano per le procedure. Ok, io se mi favorisce i guanti, per favore, io la ringrazio. Così. Io questa... inizio a far sciogliere un po' il burro. Quindi, chef, cosa dobbiamo fare adesso? Io ho messo a sciogliere il burro. Ok. Metteremo un po' di burro. Sciolto. Io devo andare... mestolo di mani. Ora continuiamo a mettere un po' di un pizzico di sale. Ok. Un altro pochettino. E lei mi dice un pizzico. Va bene. Ora passiamo, metti metà del parmigiano. Ok. Ma con quanta dimestichezza mi muovo Gira. Ancora un po', ancora, ma crepi la varizia, il composto c'è. Ma certo, tanto paga la presidenza. Va bene così. E poi? Ora passiamo, mettiamo un paio di uova. Come rompo le uova lì? Ah, me lo immagino. Dovrebbe chiedere a mio marito come ci credo. Ecco qua, è fatto, due uova messe. Ora mettiamo un po' di farina, aspetta, ti aiuto io. Io ho preso un pugno. Forse questa... Tutta? Tutte forse non basterà. Ora comincia a lavorarla. Non la devi maltrattare, devi amalgamare bene, soffice, con sentimento. Con amore. Non troppo, se non la maltrattiamo troppo. No, io non maltratto, io tratto, non maltratto. Ok, comunque si prova una soddisfazione di bastare unica, eh. Ripetiamo un attimino cosa abbiamo aggiunto all'impasto. Quindi c'erano delle uova. Abbiamo messo del burro sciolto. Ok, insieme alle patate lesse e già passate al setaccio. Poi abbiamo messo le uova, abbiamo messo il parmigiano. Prendi un po' di questa farina. Abbiamo messo la farina. Sì. Le uova. Ok. E la farina. Vediamo. Ma sicuramente verrà, ci vorrà. Ce ne servirà. Andiamo sempre di quantità, giusto? Sì. Quindi noi stiamo impastando. Ci dobbiamo regolare noi in base all'impasto. Sì. Anche alla consistenza. All'incirca ci sarà 1,2 kg di patate. 1,2 kg di patate. Ok. E all'incirca quante porzioni vengono fuori da qui?
Ci saranno però... partecipazioni di gnocchi. Allora, posso cominciare a invitare gli amici? Sì. Va bene. Io preparo, metto la cipolla. Penso okay. che ti puoi fermare perché... Sì. Sono stata brava. Bravissima, ora vediamo la consistenza. Io devo veramente ringraziare la nostra presidente, perché quello che riesce a farmi fare lei, nessuno al mondo mai. Però a prescindere da tutto la ringraziamo per questa bella iniziativa, così come ringraziamo Grazie. La redazione di Telenicosia che ha inventato per noi questo format a misura di Feder Casalinghe. E poi, chef? Allora, noi dovremmo fare degli gnocchi. E lì ti voglio. E lì ti voglio. Mm. Ti come? Puoi togliere anche... Possiamo togliere i guanti? Sì, abbiamo finito per la lavorazione, sì. È pronto? Ah, nel frattempo lei sta preparando la passata di pomodoro. Per velocizzare. Quindi abbiamo soffritto la cipolla, abbiamo messo la passata e il basilico. Bene. Faremo qualche foglio di basilico. Lo chef è chef. Si muove come se fosse il suo regno, chef. Come se fosse a casa mia. Invece ricordiamo che siamo a casa della famiglia Bonelli che ci ha ospitati. In queste giornate meravigliose trascorse insieme con un'accoglienza ineguagliabile, quindi li ringraziamo sempre. Ora la parte più importante del lavoro degli gnocchi. Faccio una prova e tu poi continuerai a fare il lavoro. Ma poi mi boccia? No, perché no? Guarda che devi fare. Come perché no? Ma perché... mi deve bocciare? No, non ti boccia, no. Se tu segui al lavoro la ricetta... Non sarebbe. Io stavo sempre all'ultimo banco. Come me. Visto dalle sue mani, ma che ci vuole? Ora... Dobbiamo fare gli gnocchi. Mm. Ah, ok. Bene. Ci siamo? Sì. Continua. Ah, io continuo con questo, perfetto. Nel frattempo l'acqua già bolle, noi già l'abbiamo portata in ebollizione. Ma chef, io sto distruggendo. Ma bagni le mani nella farina che c'è. Ah, ok. Bagno le mani. Così. Ops. Così devi prendere. No, guarda. Un incapace. Guardami. Sì, la guardo in faccia, però io non guardo le mani, Rifacciamo. Riproviamo. Tentativo numero 2. Al terzo, vabbè, abbandono la cannavere. No, non c'è bisogno. Tutto ciò che è lavoro manuale per me è da bandire dalla mia vita. Ma non potevo fare questo che era più semplice, no? La parte difficile. Ci siamo, guardami. Lei c'è certamente. E anche tu. Allora, voi guardate quello che faccio io e non rifatelo, ok? E che io si sta notando che proprio niente, lo stesso che noi li stiamo facendo. Ma è importante questo passaggio. Certo, dobbiamo dare l'estetica. Agli l'effetto gnocco. E nello stesso tempo viene il buchino che ci va alla salsa, va a impregnare. Ma non c'è per esempio una cosa che non sia una forchetta che li fa da sé? Sì, in alcuni casi alcuni li fanno con un'altra tecnica. Ah, ok. Non è il nostro caso. Perché semplificarci la vita, chef? No, che piacere c'è. Ma noi dobbiamo mantenere un po' le ricette tradizionali, pure le tecniche di lavoro. Allora, gli gnocchi già sono pronti. Ok. A noi servirà un po' di mozzarella per completare. Che ricetta stiamo facendo? Per meglio dire, gnocchi? Gnocchi li facciamo alla bava, con la mozzarella. Ah, ok. Ma lei mi riporta indietro a quando lavorava nei ristoranti con questa ricetta. Gnocchi alla bava. Taglieremo un po' di mozzarella.
quindi mozzarella tagliata a dadini. La mettiamo qua. Ok. E ci portiamo avanti che ora ci prepariamo un piatto per dove? Subito, un piatto per servirvi. Servire, sì, servire. La preparazione di impiattamento. Ok. E allora, la pentola buona e la salsa già l'abbiamo preparata. Ok. Noi metteremo degli gnocchi sulla pentola. Mm-hmm. Acqua già salata? Già salata, precedentemente già messa. Ok. Come tu ben sai, gli gnocchi hanno cottura pochissima. Ah, ok. Poco minuti. Certo che io lo so, certo. Gli gnocchi quando vengono a galla già sono cotti. Ah, ok. Questo trucco lo avevo già imparato con le tagliatelle. Allora, le tagliatelle sono diverse. Detto, quando cominciano a galleggiare le tagliatelle sono pronte. Sono diverse le tagliatelle. Adesso aspettiamo che galleggi lo gnocco, che non è un bel ragazzo in questi casi. È un gnocco? Ai noi. Allora, chef, la sua esperienza al ristorante, decennale. La mia è quasi cinquantenne di esperienza. Mezzo secolo di ristorazione. Tuttora continua, andando in pensione, continua sempre a lavorare. La cucina è un'arte, si ama. Quello non si può smettere mai. Anche perché a me piace mangiare. Perché quindi, uno che piace mangiare per deve cucinare. Io deve invece cucinare. Mi piace mangiare, ma mi piace ancora di più quando gli altri cucinano. È sempre più buono quando cucinano gli altri, uno che la tavola apprezza. Ma ci sono tanti sacrifici dietro i fornelli. Ma lei mi diceva ieri che ha iniziato con quando era praticamente piccolissimo. Io ho iniziato ragazzino a lavorare al ristorante. I gnocchi c'hanno già salendo a galla. Ma con quale mansione ha iniziato in cucina? Come tutti i ragazzi che iniziano in cucina, come comedi in cucina. Come lavapiatti? Lavavamo le pentole, i piatti, cioè, facevamo le quello patate, che ha fatto Filippo patate, e poi cipolle. Si è fermato lì. Cioè lì Filippo è rimasto. Ma Filippo era un passo avanti, perché era il pupillo dello chef. Filippo già, io l'ho fatto partire. Filippo, metti giù gli spaghetti, già Filippo, come ho sempre detto, Filippo è uno chef mancante, perché lui voleva andare al mare. Ma la sua voglia di fare la bella vita. Ora mettiamo un po' di mozzarella, e leggermente li faremo amalgamare. Quindi la bava, diciamo, è la mozzarella. È la mozzarella che fila. La mozzarella che fila. Lo chef, ovviamente, vedendo me fare gli gnocchi, ha pensato bene di proseguire lui con la ricetta, perché sennò sti gnocchi oggi non saltavano fuori. Mi sa che ci siamo, Quasi. Dobbiamo fare amalgamare poco a poco. Ci siamo quasi. La mozzarella sta per fondere, cioè. Ok, chef, la mozzarella ha fatto il suo lavoro, il suo dovere. Possiamo pensare a impiattare. Possiamo. Vuoi impiattare tu? No, chef, io non mi permetterei mai di rovinare i suoi piatti. Io guardo. La bava. Profumo delizioso. E ci serve una bella forchettina per l'assaggio, che farò io stavolta. Senza dubbio. Vado a recuperare una forchetta. Eccoci qua con la forchetta. Completiamo con una sfumilata, e metteremo la fogliolina del basilico. E così facciamo un bel tributo anche alla nostra bandiera, sì. Con questi colori meravigliosi. Il piatto è finito. Allora, chef, io sono pronta. Sì. Sarò critica severa. Mm.
Sono stata bravissima. Chef, brava. Buonissimi, soffici, meravigliosi, morbidi. Io non riesco a fare come lei la faccia da cuoco, quello serio. No, io la mia emozione si vede tutta. Non devi mostrare. Nell'assaggiare questo piatto meraviglioso, semplice però. Di grande resa, grazie chef, veramente grazie. Grazie per tutto il percorso fatto insieme. Grazie anche a nome di Filippo che a quest'ora sta facendo una durissima guardia. Ma lui non mangia. Tanto lui non mangia, non dà soddisfazione. Invece è giusto e doveroso chiudere questa puntata jolly chiamando ancora una volta qui con noi la nostra carissima e bene amata presidente Mariella Maria. Compagnia. Ma chi c'è qui? La mia stella! Che è venuta a fare i complimenti alla mamma che quasi quasi non aveva bisogno del cuoco. No! È stata una figura superflua in questa ricetta. Poteva non esserci. Senti, ma tu glielo puoi dire a tutti, chi è il più bravo a cucinare a casa? La bocca della verità. Io non ho mentito in questi giorni. Mariella, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie a Telenicosia, grazie ai miei amici, grazie al meraviglioso cuoco. E che dire, grazie alle mie socie, speriamo di rivederci per la prossima edizione. E chi lo sa. E allora lunga vita alle Feder Casalinghe, lunga vita alla presidente e buona vita a voi tutti e grazie per averci seguiti. Grazie a tutti con tanto affetto.